Simone Parini, il presenzialista televisivo. Signori, io non voglio, è la prima volta in vita mia che carico e che caricherò un video su YouTube emozionato. 25 settembre 2012, Gabriele Paolini oggi, con la piena facoltà di intendere e volere, sono qui sdraiato, guardate, seduto, sconvolto, qui davanti alla metropolitana Pietralata, seduto qua, sto sentendo male, posso dire di aver incontrato ancora una volta Dio. Io Dio già, quando ho incontrato delle persone, quando ero all'interno dell'ospedale Moncalieri in psichiatria, io sono stato per sei giorni più drammatici e più intensi della mia vita presso l'ospedale di psichiatria Moncalieri, per ragioni che adesso non sto a dire, sono problemi di annuncio il suicidio, eccetera, eccetera. Avevo annunciato il suicidio nella mia famiglia, ma comunque poi, insomma, mi ero lontano da casa, eccetera, eccetera. Adesso voglio però parlare di altro, io poi sul logo eroico passo da un argomento all'altro, magari la gente a casa può non capire. Io dentro di oggi aspettate un attimo il telefono. Pronto, chi è? Sì, Mena, ti posso chiedere proprio fra una mezz'oretta, sei così gentile? 30 minuti, scusami, 30 minuti perché sono impegnato con una persona. Scusami, un bacione, cara, ciao, ciao, sono tutto tuo, 30 minuti, ciao. E allora dicevo, perché oggi posso dire di aver incontrato Dio ancora una volta? Perché oggi ero triste, in quanto sapevo un po' più ufficiale che avevo fatto portare per reati legati allo sfruttamento del turismo. Sembrerebbe che lo faccio, stavo andando alla Regione Lazio per un'eventuale diretta del TG, poi non c'è stata, entro a Pietralata, 12:30. Problemi con tessera, magnetica, insomma, conosco un rappresentante della società dei carabinieri, quelle persone che vedete preposte in divisa sul piano. Per un motivo o per l'altro parliamo, dedico un mio DVD all'agente di servizio Claudio Lucchesini, agente di servizio Claudio Lucchesini, che tra l'altro è un mio carissimo amico, che conosco da 15 anni, e gli ho voluto oggi dedicare questo mio DVD che raccoglie un po' tutto. Cosa io ho dedicato a Claudio Lucchesini, questo agente, il carabiniere dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri Volontariato, Francesco Filippone, mi dice: Paolini, io fai una dedica a me e io la faccio a te. È strano, io solitamente le dediche mi vengono chieste, non mi si fanno, no? Il personaggio pubblico sono io, ma non per presunzione. Mai è successo un fatto del genere, forse qualche altra volta, ma una delle prime volte, una delle poche volte. E io scrivo così a Francesco delle Carabinieri. A Francesco, oggi ero piuttosto triste, ho saputo che una persona che ho fatto arrestare per pedofilia verrà scarcerata. Poi ho incontrato te. Non ho scritto altro, ma vedete che il foglio era vicino, la mia firma qua sopra. Volevo dire che ero triste, ho incontrato lui, persona che comunque mi dava l'idea di essere particolarmente sensibile. Giro il foglio e che cosa vado a leggere, signori? O ci credete o no, a me non mi interessa, basta che non mi metta sotto questo qui, mette sotto, allora, vado a leggere. Cooperativa sociale Avvenire Multiservizi. E leggo. Le cose vanno dette. È stato un incontro per me straordinario, oggi che io renderò pubblico. Questo Francesco Filippone dell'Associazione Carabinieri, che sta qui alla metro, mi regala questo foglio che c'è scritto così: Gesù, fratello mio, venga la tua redenzione, sia fatta la tua volontà e la volontà di Dio, Padre Onnipotente e di nostra Madre Maria. Salva i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri padri e le nostre madri, dai loro, e qui non si capisce, dai nuovo pane e nuovo vino, fratello mio, Padre Santo, tu sei benedetto nell'alto dei cieli, tu sia osannato su tutta la terra, sia fatta la tua carità, qui per poco mi investono, allora, ora e sempre nei secoli dei secoli, e vabbè.
Fratello mio, Padre Santissimo, Figlio di Dio, tu sei tornato in mezzo a noi per donare nuova vita, nuova speranza, nuovo avvenire, che tutto ciò resti sempre nelle nostre coscienze, ora e sempre in ogni istante. Gesù, fratello mio, Figlio di Dio, Padre mio onnipotente, fa che l'avvenire sia l'avvenire di tutti noi, dei nostri figli, dei nostri padri e dei nostri mali. Amen. Cooperativa Sociale Avvenire Multiservizi, Francesco Filippone. Perché ho letto questo passo? Perché se è vero che io a Francesco ho scritto che ero particolarmente intristito per una serie di motivazioni, è altrettanto vero che questo signore mi ha detto: fammi una dedica, io la faccio a te. Non pensavo che lui intendesse dire che la dedica che voleva farmi lui era già scritta su questo foglio. Quindi è stato un incontro particolarmente interessante, particolarmente originale, e volevo raccontarlo anche a voi amici di YouTube. Perché ho detto ho incontrato Dio? Perché Dio è nelle piante, Dio è nella quotidianità, è in tutto quello che è bene, c'è bene e c'è male. Quindi io oggi ho incontrato una persona che mi ha fatto cambiare la giornata in meglio. Io ero triste, ero intristito, l'ho incontrato, mi ha fatto capire quanto è importante avere fede e credere nelle persone, nelle cose, negli animali, nelle foglie, in quello che ci circonda. Allora, cari amici di YouTube, andate su Facebook e andate a cercare Francesco Coop Avvenire, dovrebbe essere così il nome del profilo, perché è stato un incontro veramente bellissimo. Io ringrazio ancora la gente di stazione della metro, soprattutto linea di Roma, e a proposito di questo fatemi anche ringraziare tutti i numerosi agenti, le guardie giurate che ci sono, le guardie insomma di sicurezza che sono presenti nella linea B, nella linea A, tutti i ragazzi, tutti gli agenti di servizio. È vero, ci sono pochi soldi ragazzi, c'è poco denaro, non attacchiamo il comune di Roma così. Io ho anche una certa simpatia per il sindaco Alemanno, solo ho il cuore a sinistra, ma ieri ero da Matteo Renzi, cioè, sono uno che cerca di andare a vedere un po' di qua, un po' di là, ma non giudicare il prossimo se non laddove deve essere giudicato.